Uomini o donne, chi è più bravo a riconoscere e capire le emozioni delle altre persone? La risposta è semplice, non c'è neanche da chiederselo: le donne. Ma non è una questione di educazione o di cultura, ma piuttosto di biologia. Come mai? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao, mi chiamo Sonny Zanon e se non mi conosci su questo canale parlo di microespressioni facciali e di linguaggio del corpo. Riconoscere le microespressioni è un'abilità che puoi imparare indipendentemente se sei un uomo o una donna, ma oggi andiamo a vedere quali sono i vantaggi, perché effettivamente ci sono dei vantaggi che hai nell'essere una donna. Fate attenzione però che quelli di cui vi sto per parlare oggi sono dei range. Quindi esiste anche l'uomo più sensibile, come esiste anche la donna meno sensibile. Non c'è mai una verità assoluta, bisogna capire dove ti collochi in questo range. Secondo alcuni studi, le donne hanno un'abilità maggiore rispetto all'uomo nel capire le emozioni altrui. Trovi tutte le fonti in descrizione. Infatti, se ci pensate, c'è anche questo stereotipo secondo cui la donna sia capace di leggere in qualche modo nella mente dell'uomo. E se vi dicessi che ci stiamo avvicinando di molto alla realtà? Le aree del cervello che registrano le sensazioni corporee sono più grandi e ricettive nel cervello femminile. La corteccia cingolata anteriore, ad esempio, è più grande e si attiva con più facilità. E quest'area serve a prevedere, controllare, giudicare e assimilare le emozioni negative. Quindi già solo da questo iniziate ad intuire quale potrebbe essere il potenziale. Aggiungete il fatto che le donne sono molto dotate nel valutare con rapidità pensieri, convinzioni e intenzioni altrui basandosi su semplici dettagli. Un sorriso leggermente diverso, un respiro. E sembra che gli uomini non abbiano la stessa capacità innata di leggere espressioni del viso, toni di voce, sfumature emotive. Da mia esperienza le donne sono anche molto più sensibili e interessate all'argomento emozioni in generale. Infatti che partecipano ai miei corsi di microespressioni di solito ci sono più donne che uomini. Forse perché ne intuiscono di più l'importanza. Più ne sai di un argomento, più sai che ti manca qualcosa per essere veramente competente in quella materia. È più facile che un non esperto dica: ah, io so già tutto. Se ci pensate, prendiamo un lavoro come il lavoro di segreteria. Solitamente è svolto da donne. E di fatto sulla carta sono molto più brave rispetto agli uomini in quel lavoro. Perché riescono meglio a gestire la prima relazione col cliente sotto un aspetto emotivo. Sono più brave ad entrare in sintonia emotiva, ad evitare di ferire i sentimenti altrui, ma anche ad immedesimarsi nelle emozioni di un personaggio di un film. Anche qui è più facile trovare la ragazza che si spaventa davanti a un film dell'orrore, oppure che piange e si commuove davanti a un film. Non che gli uomini non lo facciano, io mi commuovo spesso quando guardo un film, però in generale lo fanno in misura minore. Vi faccio un esempio di sensibilità che mi è capitato. Ho iniziato da qualche settimana un percorso di fisioterapia. In queste sessioni sono seguito da una persona che chiameremo Giorgia. Questa Giorgia cosa fa? Arriva lì, mi dà degli esercizi da fare e poi passa alla persona successiva. Lei gestisce praticamente 6-7 persone, dipende dalla giornata. E dopo un po' torna a controllare che tu abbia finito e ti dà dei nuovi esercizi. La cosa che mi piace di questa Giorgia è che è molto attenta all'aspetto emotivo delle persone. Chiama tutti per nome, si preoccupa di quello che stanno facendo, vedi che c'è un certo rispetto e un certo interesse verso la persona. Durante il mio percorso c'è stata una settimana in cui Giorgia non c'è stata ed è stata sostituita da un'altra persona che chiameremo Matteo. Con questo Matteo si è visto proprio una differenza di sensibilità verso le persone che seguiva rispetto a Giorgia. Sarà anche che magari è stato messo lì, il gruppo era nuovo, quindi era un po' in tensione lui, ma guardando la sala nel suo insieme Matteo ha dedicato la sua attenzione magari a qualche persona con cui si sentiva più in sintonia e meno alla sala nel suo insieme, mentre Giorgia riusciva a dedicare più tempo ad ogni singola persona. Questo è solo un esempio, ma essendomi successo di recente mi ha fatto proprio pensare a questa differenza di capacità emotiva tra donna e uomo. Quindi le donne sono più brave a cogliere i segnali altrui. Ma questo non spiega ancora perché possono leggere nel pensiero. Non possono farlo veramente, mi raccomando. Qui entrano in gioco i neuroni specchio, scoperti nel 1992 da un neuroscienziato italiano che si chiama Giacomo Rizzolatti. Ognuno di noi nel cervello ha questa tipologia di neuroni che permettono di riprodurre movimenti, comportamenti e stati emozionali osservati in altre persone. Questo significa che quando osserviamo qualcuno compiere un particolare gesto, si attivano nel nostro cervello gli stessi neuroni che entrano in gioco quando siamo noi a compiere quella stessa azione. Vedo qualcuno scrivere con una penna, si attiva un certo tracciato neuronale. Scrivo io con la penna, si attiva
lo stesso tracciato neuronale. Ecco che quando una donna osserva, si riproduce quello stesso tracciato neuronale, come succede negli uomini, ma loro sono più brave a interpretare quello che vedono, perché non stanno solo guardando, ma si stanno anche immedesimando, stanno imitando gesti, respirazione, viso, lo fanno anche gli uomini, ma le donne sono molto più brave, soprattutto nella parte di medesimazione, che avviene ovviamente in modo inconsapevole. Di conseguenza la donna sperimenta dentro di sé la stessa emozione che prova l'uomo o la persona che le sta davanti. Un po' come quando vedi qualcuno che si fa male e tu ti ritrai perché senti male anche tu. In uno studio fatto all'Istituto di Neurologia dell'University College di Londra, sono state monitorate delle donne con una macchina per la risonanza magnetica mentre venivano applicate delle scosse di varia intensità alla mano. Poco dopo sono stati sottoposti allo stesso esperimento anche i loro compagni e le donne, anche senza vederli, sapendo l'intensità della scossa che stavano ricevendo gli uomini, si attivavano nel loro cervello le stesse aree cerebrali del dolore di quando avevano ricevuto loro le scosse. Cioè io comunico alla donna, guarda che l'uomo sta ricevendo la prima scarica di intensità più bassa e si attiva quell'area cerebrale nel cervello della scarica più bassa. Poi dico, adesso sta ricevendo la scarica più alta e si attiva l'area cerebrale della scarica di dolore più alta nella donna. Però, quando hanno fatto il contrario, non sono riusciti a ottenere le stesse risposte negli uomini. Ecco quindi che quando una donna vede un'emozione, anche leggera, la percepisce poco dopo o simultaneamente all'uomo. Quindi vede l'emozione nell'uomo attraverso i neuroni specchio, percepisce l'emozione, la riproduce, si medesima, ma è qui che arriva il bello, perché essendo lei più brava dell'uomo ad interpretare e capire quell'emozione che lei in quel momento sta sentendo nel corpo, nello stesso momento dell'uomo, lei ci arriva prima. Immaginiamo uno scambio a colazione. L'uomo sta pensando a qualcosa di triste. La donna lo vede e prova la stessa emozione. Solo che l'uomo, che è un po' più lento, non fa in tempo a capire che cosa sta provando lui, che la donna l'ha già capito. Ecco perché può sembrare che possa leggere o anticipare, quasi se prevedesse il futuro, i pensieri dell'altra persona, quando in realtà lei sta solo anticipando la lettura delle emozioni. Si pensa che queste abilità possono venire dall'età della pietra, perché la donna doveva essere in grado di prevedere atteggiamenti pericolosi in tutto quello che succedeva ed essere anche molto brava a capire le emozioni di suo figlio. La maggior parte delle fonti che ho usato per registrare questo video vengono da questo libro che si chiama Il cervello delle donne. Se vuoi te lo lascio il link in descrizione. È ben fatto e poi ha tutto questo pezzo che è solo bibliografia, quindi le fonti che sono state usate per scriverlo. Ora la mia sfida per te è quella di iniziare a utilizzare questa abilità, che usi o no inconsapevolmente, ma di farlo consapevolmente. Cioè imitare consapevolmente le emozioni delle persone che hai davanti. Si può fare, ti porto un esempio molto bello. Stavo facendo un esercizio con una persona e io mi sono immedesimato nella persona, ho provato a mettermi nella stessa postura, quindi usare i miei neuroni specchio, respirare come lei, e a un certo punto ho sentito proprio una sensazione di calore qua in centro. E ho chiesto alla persona cosa stesse provando e lei stava provando la stessa sensazione di calore nello stesso punto in cui la sentivo io. Questo è un esempio, mi è successo tante altre volte. È un'abilità che sembra quasi fantascienza, ma che è innata e la puoi allenare. Questo può aiutarti tantissimo a capire quello che provano le persone intorno a noi. Se tutti avessero una sensibilità che è anche la metà di questa, io penso che saremmo tutti molto più felici su questo pianeta. Quindi è una cosa che ti invito ad allenare. Se invece vuoi imparare a riconoscere le emozioni in un modo ancora più efficace, ti lascio il mio videocorso sulle microespressioni facciali, il link in descrizione. Lì impariamo a leggere le emozioni degli altri basandoci sui muscoli che si muovono sul viso e che riusciamo a vedere nella persona. Per il video di oggi è tutto e noi ci vediamo in un prossimo.